Coach Blengini, vittoria per 3-2, una vittoria sofferta. Molto sofferta perché dopo un primo set dove noi abbiamo fatto le cose che ci eravamo detti di fare, ma loro erano troppo brutti per essere la molfetta che sapevamo. E chiaramente la partita si è giocata su un livello diverso, che era quello che ci aspettavamo, e purtroppo spesso succede così. Aver avuto l'occasione per andare 2-0 proprio in mano, nel senso che abbiamo avuto il contrattacco per chiudere il secondo set e non essere riusciti a convertirlo, dopo ci ha creato delle difficoltà, secondo me, anche di tranquillità, nel senso che, volenti o nolenti, anche se con prestazioni non brutte, però noi veniamo da due sconfitte contro due squadre che stanno molto bene, ma, o meglio, Ravenna sta molto bene dal punto di vista della convinzione e della qualità del gioco. Perugia veniva in un periodo non felicissimo, ma è una squadra costruita per vincere lo scudetto, non solo per lottare per lo scudetto, però sono sempre due sconfitte, e quando si sommano le sconfitte chiaramente le situazioni di difficoltà si vivono con meno serenità. Fortunatamente siamo riusciti a invertire a inizio quarto set, modificando alcuni dettagli del gioco, ritornando a vivere con serenità le situazioni in cui erano molto bravi loro, e fare bene però le cose dove sapevamo che loro erano prendibili, perché nel terzo set eravamo poco lucidi ancora per gli effetti del secondo set, e quindi fortunatamente, ritornando a fare bene quello e cambiando un pochino alcuni dettagli, soprattutto il cambio palla nell'utilizzo dei centrali, siamo riusciti a rigirare la partita e a vincere in rimonta, che è stato fondamentale. Una grinta del quarto e quinto set che ci servirà sicuramente domenica prossima in casa. Questo sempre, io non credo che ci siano partite dove non c'è bisogno di mettercela tutta. Incontriamo un avversario sicuramente alla nostra portata, che viene da tre sconfitte, noi dobbiamo essere bravi. Io lo dico spesso ai ragazzi, le squadre buone sono le squadre che si allenano bene quando vengono da situazioni positive, quando vengono da vittorie, non solo quando devono reagire per una sconfitta. Quindi io mi aspetto di vedere una squadra che lavora per continuare a migliorare anche questa settimana e per continuare a progredire in alcuni aspetti del gioco che ancora ci sono ma non sono consolidati, e poi nei momenti di difficoltà fanno più fatica a emergere. E speriamo anche in un pubblico più numeroso. Questo senz'altro, il pubblico dobbiamo essere bravi anche noi con i nostri risultati a riportarlo al palazzetto, e mi auguro di riuscire a farlo già da domenica prossima, perché è una partita fondamentale che deve segnare la nostra crescita in questo girone d'andata.